Questa è la terza parte della prima lezione, l'introduzione. In qualche modo è andata male la registrazione, probabilmente ho sbagliato a condividere lo schermo. Per cui adesso rifaccio la registrazione della parte conclusiva della lezione. Continuiamo quindi a vedere i modelli matematici. Vediamo il modello di diffusione del virus, che è un modello che in questo momento, per ovvi motivi, è alla ribalta e probabilmente lo avete anche visto sui giornali. Prendiamo un modello più semplice, giusto per capire un attimo gli aspetti principali. Definiamo come x con 1 la popolazione dei cosiddetti suscettibili, ossia dei siani, quelli che possono potenzialmente essere infettati. Con x con 2 la popolazione degli attualmente infetti e con x con 3 la popolazione di quelli che sono stati rimossi dal modello, quindi removed, che sono sia i guariti che i deceduti. Se facciamo alcune ipotesi semplificative, poi vedete se voi cercate anche su Wikipedia, i modelli matematici ne esistono molte varianti con vari livelli di complessità. Vi ripeto, questo è uno dei più semplici. Quindi facciamo un'ipotesi di assenza di portatori sani. La popolazione n grande è invariante, ovviamente è invariante nel senso che con la somma anche dei deceduti rimane n grande, e consideriamo che, diciamo, i guariti sono poi immuni e non possono essere, non tornano nei suscettibili, ma rimangono nella variabile x3. Allora le equazioni differenziali di diffusione del virus possono essere rappresentate da un qualcosa del genere, e cioè la derivata di x con 1, cioè i suscettibili, è data dal prodotto dei suscettibili e gli infetti a meno di un coefficiente. Questo coefficiente beta è, diciamo, una caratteristica del virus ed è maggiore di zero. La derivata degli infetti, quindi diciamo che i suscettibili tendono a diminuire. Perché? Perché lo capiamo subito guardando x punto con 2, questo termine è esattamente uguale, ma in segno opposto al primo, e cioè che diventano infetti. Quindi una certa parte dei sani si infettano in maniera proporzionale, quindi al prodotto tra x1 e x2, e una certa parte degli infetti guarisce o muore. Va bene? I decessi sono proporzionali agli infetti. Questo termine gamma, anche in questo caso abbiamo un termine che è uguale ma opposto in segno, questo termine gamma è positivo ed è una caratteristica del virus. Questo è un modello, come vi ho detto, è un modello molto semplice. Anche in questo caso ci sono tutta una serie di domande che io potrei fare, e alcune ce le siamo fatte in questi mesi osservando la diffusione del virus del Covid-19. Prima di tutto, vabbè, si vede facendo un'analisi, facendo una simulazione, capendolo poi con degli strumenti che verranno anche in questo corso, che un parametro chiave per la diffusione è il rapporto tra beta e gamma. Ovviamente, qual è la validità del modello? Cioè, la prima domanda, ma questa è vera per qualsiasi modello matematico. Anche in questo caso, qual è la validità? Beh, diciamo, per un virus che è coltivato in vitro, queste equazioni differenziali sono molto affidabili, diciamo, rappresentano molto bene la dinamica del virus. Nel nostro caso abbiamo assistito a un enorme sforzo di modellistica del virus, in questo, del Covid, in questo anno, e anche da parte, diciamo, della comunità scientifica e della parte della divulgazione. A parte le semplificazioni, forse inevitabili, della divulgazione scientifica, invece, quando siamo andati nella comunità scientifica, la prima cosa che ci si è chiesti è: ma quanto sono affidabili i dati raccolti? È chiaro che è uno degli aspetti fondamentali. Se i numeri non sono presi bene, oppure con convenzioni diverse, allora è tutto molto più, no, incerto. Che vuol dire convenzioni diverse?
Beh, ad esempio, l'annosa questione dei decessi con patologie pregresse, se vengono ascritti al virus o meno, oppure molto semplicemente se io, diciamo, ho abbastanza strumenti per verificare la presenza del virus in una parte abbastanza ampia della popolazione. Ovviamente, io adesso vi faccio vedere una simulazione e poi vi faccio vedere i dati raccolti in Italia, diciamo da febbraio a marzo del 2020. È chiaro che una prima domanda è: ma questo modello matematico quanto è rappresentativo? Beh, beta e gamma non rimangono costanti. In vitro sì, se io ho il mio bravo vitro e faccio, diciamo, una evoluzione in condizioni strutturate, allora io posso considerare tutto quanto costante. Però, anzi, noi abbiamo proprio alterato beta e gamma cambiando i nostri comportamenti, le nostre abitudini. Abbiamo proprio cercato soprattutto di intervenire sul beta, sul parametro della diffusione. Quando io dico no, come faccio a misurare gli infetti? Beh, forse un misura, qualcuno l'ha detto, sono le ospedalizzazioni e le terapie intensive, però anche questo è un dato che se voi andate a vedere su scala mondiale non è così facile da capire se sia o meno omogeneo. Il periodo di incubazione che ruolo ha avuto in questo modello non c'è, nella realtà sappiamo che ha un ruolo veramente importante e anche drammatico in alcuni casi. E poi io qui metto la parola controllare in italico, perché il verbo controllare per noi ha un significato particolare. Però si può controllare la diffusione del virus? Beh, sappiamo che l'isolamento, che termine inglese lockdown, che però significa isolamento, ha sicuramente aiutato a fermare, a rallentare la diffusione del virus. Possiamo fare qualcosa di più? Una parte della comunità ha proposto anche qualche tipo, diciamo, di controllo che fosse anche implementabile, non solo matematico. Ora vi faccio vedere così una simulazione in cui ho messo dei numeri assolutamente a caso, tranne ho messo 60 milioni la popolazione, della popolazione italiana, e poi ho variato il RO, quindi il rapporto fra beta e la popolazione, partendo da 1000 infetti allo stato T0. Bene, nell'asse della scissa ho messo i giorni, tutti e quattro questi grafici, e vediamo che cosa rappresentano. In alto a sinistra io qui ho i sani in base a diversi valori di RO, che sono in giallo un RO di 1,2, in rosso 1,7 e in blu un RO di 2. Quindi chiaramente questo parametro abbiamo detto che è critico, quindi aumentando questo parametro, se vedete la diffusione entra in maniera più decisa nella popolazione. Nel primo caso alla fine si arresta con 40 milioni di sani, per cui da 60 a 40 e arrivando fino a qui con 10 milioni. Gli infetti, se vedete, la dinamica degli infetti è drammaticamente diversa in base al RO. Probabilmente voi questa curva l'avete già vista, perché lo scopo dell'isolamento è stato, come si suol dire, abbassare questa curva in maniera tale che gli infetti, supponendo l'ospedalizzazione proporzionale agli infetti, non occupassero in maniera come una singolarità, quindi in maniera impulsiva, l'ospedale, saturando la capacità ospedaliera. E poi ci sono i rimossi, che sono i guariti più i decessi. Ovviamente in questo modello non ci sono. Qui c'è il grafico dei nuovi casi cosiddetti, e cioè gli infetti più i rimossi, quindi X2 più X3. Va bene? E si vede chiaramente che c'è una curva che richiama la curva logistica, la cosiddetta curva logistica, in cui ci sta chiaramente una crescita esponenziale che poi diventa lineare e poi c'è una decrescita esponenziale che porta a una saturazione. Effettivamente l'inizio, diciamo, della diffusione nel nostro paese
da febbraio, qui se volete a maggio, richiama molto questa curva. Poi perché quello che è successo dopo è completamente diverso? In questo momento io sto registrando a fine novembre, c'è una seconda ondata che è numericamente superiore rispetto a questo primo grafico che stiamo vedendo. Quello che è cambiato nel primo caso che c'è stato, prima un isolamento, poi un'apertura e poi beh, cambiano le condizioni, cioè cambia il beta e il gamma del modello matematico, per cui il modello rappresenta fino a un certo punto quello che è la realtà, ma questo vale per tutti i modelli matematici, come è stato detto all'inizio della lezione. Vediamo un altro esempio, la cosiddetta dinamica della popolazione. Questo è un esempio che può essere utile per rappresentare la dinamica di popolazioni divise in classi di età. Vi faccio un esempio: se io ho bisogno di fare un modello che preveda le spese pensionistiche di un paese, e allora io, per esempio, so qual è la distribuzione della popolazione nelle varie classi di età, so a che età andranno in pensione, magari ho cambiato il modello contributivo a un certo punto e posso farmi delle simulazioni future. Come faccio a fare il modello matematico? Definisco come x con y la popolazione della classe iesima al tempo k, per esempio l'anno k, ok? K è un'unità annuale. E quindi io so che la popolazione della classe successiva, l'anno successivo, è data dalla classe attuale che passa all'anno successivo a meno di un fattore beta che si chiama coefficiente di sopravvivenza. Quindi qualcuno non passerà perché è deceduto. Se invece questa classe rappresenta per esempio gli studenti, qualcuno non passerà perché ha lasciato l'università oppure perché è rimasto all'anno al proprio anno, perché è stato bruciato se è un liceo, per esempio. Ok, quindi questo è il modello matematico. Vabbè, si fa costante adesso con questo esempietto, ma ovviamente potete immaginare che si può fare in modi più stravaganti. Per la classe 0, che facciamo? Beh, se questo è proprio un modello di classe di età di tutta la popolazione, noi possiamo immaginare dei coefficienti di fertilità, per cui è la sommatoria di coefficienti di fertilità legati a tutte le classi di età. Altrimenti, beh, altrimenti se sono studenti, questi sono gli immatricolati, per esempio, e posso pensare a un modello statistico degli anni precedenti. Per cui io ho che la mia dinamica all'istante della classe 0, K più 1, è data dalle nascite. Poi tutte le dinamiche sono molto banalmente date da quello che abbiamo appena detto, coefficiente di sopravvivenza più la popolazione dell'anno precedente. È chiaro che io qui potrei avere degli ingressi, per esempio, perché gli ingressi sono evidentemente dati dall'immigrazione, che qui non ci sono. Va bene? In questo modello non c'è. E quindi io posso scrivere questo modello con un'equazione matriciale alle differenze, e questa sarebbe la mia matrice con cui posso rappresentare questo modello. E poi ci posso fare, diciamo, varie cose che vedremo, nel corso, diciamo, nel momento in cui il registro è finito, però per voi chiaramente, se state rivedendo, è appena l'inizio. Allora, altro modello matematico, il prodotto interno lordo. Il prodotto interno lordo di un paese è definito come la somma dei consumi più gli investimenti più le spese statali. È un po' strano questa cosa, e io, diciamo, la prima volta l'ho vista, ho avuto un po', diciamo, proprio dal punto di vista economico, faccio un po' fatica a interpretarla, però effettivamente vediamo un attimo la dinamica. I consumi sono legati al prodotto interno lordo dell'anno precedente, quindi i consumi in K più 1 sono dati dal prodotto interno lordo di K e poi, diciamo, un coefficiente che rappresenta quanto è, diciamo, la propensione al consumo, quanto è spendaccione il paese. Per esempio, noi sappiamo che l'Italia è un paese che ha una certa propensione al risparmio, più che propensione al consumo, e si indebita proprio poco. Gli investimenti sono legati alla differenza tra i consumi di quest'anno, dell'anno corrente, e quelli dell'anno precedente attraverso un coefficiente.
Invece la spesa statale è quella dell'anno in corso, per cui effettivamente diciamo, un governo può alterare il prodotto interno lordo dell'anno corrente aumentando anche la spesa di quell'anno. E questa è una cosa che io ho ancora qualche difficoltà a capire. Se io riscrivo queste equazioncine nella equazione di differenze molto molto semplice, nella mia notazione, quindi con x1, x2 e definisco il prodotto interno lordo come uscita, io ho un sistema di equazioni in cui y uguale x1 più x2 più, cioè l'ingresso, perché a questo punto le spese statali sono proprio un ingresso. Va bene? Quindi questo è un esempio di sistema improprio. Continuiamo con i nostri esempi e vediamo il debito. Se qualcuno di voi ha contratto un debito, ha fatto delle rate, diciamo, può farsi un'idea di come vengano calcolate le rate. Allora, immaginate che x con k sia il debito. Questa è la versione, diciamo, più semplice e più comprensibile. Poi, se si vuole, si può sempre complicare e renderla non comprensibile. Il vostro debito iniziale è x in 0. Avete un certo tasso di interesse anno, e rho e una certa rata annuale alfa, e consideriamo entrambe costanti. Allora, qual è la dinamica del debito? Beh, la dinamica del debito è proprio questa equazione alle differenze, e cioè il debito nell'anno successivo è uguale a il debito nell'anno corrente aumentato del tasso di interesse 1 più rho, quindi se rho sarà, che ne so, un tasso di interesse del 3%, questo sarà 0,03, quindi voi qui avete 1,03, meno la rata che avete pagato. Allora, per sapere come evolve il vostro debito nel tempo, adesso facciamo semplicemente, iteriamo questa equazione. Possiamo risolverla tranquillamente, la potremo risolvere con gli strumenti delle lezioni successive. Adesso la iteriamo semplicemente. E quindi abbiamo che diciamo, il primo anno è chiaramente 1 più rho costante 0 meno alfa. Poi abbiamo 1 più rho di x con 1 meno alfa, ma x con 1 andiamo a sostituire l'espressione del primo anno, per cui abbiamo che 1 più rho al quadrato per il debito meno 1 più rho per alfa meno alfa. Va bene? Perché 1 più rho è moltiplicato anche per questo termine qua. Quindi se faccio un po' di matematica, io scopro che la mia rata è data da 1 più rho elevato alla k, dopo k anni, per x in 0, per il debito iniziale, più, beh, c'è una cosa un po' strana che moltiplica la rata che io sto pagando. Posso subito osservare una cosa, la rata e il debito iniziale sono presenti in due termini additivi fra di loro e non interagiscono fra di loro. Va bene? Questa è una piccola cosa che posso osservare che tornerà nel modello esplicito più in là, e la potremo leggere. Per esempio, se io posso usare questa equazione per cercare di dire, ok, ma io in K grande voglio annullare il debito, qual è la mia rata? Beh, si può scrivere, si può risolvere in forma chiusa, in questo è un caso semplice, c'è un po' di relazioni algebriche, e viene fuori che la rata da pagare è questa, per cui viene rho diviso 1 meno 1 più rho elevato alla meno k per il debito iniziale. La mettete all'interno, diciamo, una calcolatrice, e se avete fatto un 10.000 euro al 4% anno, volete estinguere in 4 anni, e allora dovete pagare circa 10.000 euro dopo, alla fine del quarto anno, 230 euro di rata, però chiaramente mensile. Questo ovviamente. Supply chain, saltiamola, nel senso che potete modellare la dinamica della lavorazione di un materiale quando voi avete bisogno di fare diverse lavorazioni su questo materiale. Per esempio, in questo caso si ipotizza di avere semplicemente un materiale grezzo, materiale grezzo è l'ingresso,
Poi avete il materiale grezzo utilizzabile, cioè c'è uno scarto che il materiale non viene utilizzabile. Fate una prima lavorazione, avete il semilavorato, poi avete un prodotto finito e un prodotto venduto al consumatore. Perché vi interessa fare un modello matematico del genere? Beh, vi interessa perché voi avete bisogno di fare delle lavorazioni, avete bisogno di conservare questo materiale. Voi avete bisogno di conoscere questa dinamica, in questo caso è molto semplice, per ad esempio se il vostro materiale va conservato in condizioni, particolari condizioni, di temperatura, di umidità, ovviamente avete bisogno di un ambiente di volumi opportuni. Se è un materiale che diciamo è più o meno prezioso, va chiaramente protetto, quindi bisogna pagare un servizio di sicurezza. Tutte queste cose richiedono che voi sappiate in anticipo, diciamo, quali sono i vostri volumi. Potete avere bisogno di cioè, avete sicuramente bisogno di parlare con i fornitori e la logistica di varia natura. Per cui, diciamo, questo modello vi dà un'idea quantitativa abbastanza precisa di quello che dovrete fare. Altro esempio banale, la catena di Sant'Antonio, oggi non si fa più in questo modo, però no, quando io ero ragazzo ho ricevuto più volte dei foglietti di carta all'epoca in cui dicevano tu paghi 10 euro, all'epoca 10.000 lire, o no, quello che ricevetti io era proprio 5.000 lire, a una certa persona. Bene, e c'erano le modalità di pagamento. Poi tu fai fare lo stesso a cinque amici, quindi lo pagano a questa persona. Quando questi cinque amici l'hanno fatto fare a cinque amici, tu riceverai 1.000 euro. Questa è, diciamo, la catena di Sant'Antonio. Quindi, che cosa significa? L'idea è apparentemente abbastanza semplice, perché io pago 10 euro e poi trovo cinque amici. Non sembra nulla di complicato. Allora, vediamo un attimo quali sono gli euro che guadagna questo signore. Beh, questo signore che è XYZ, che è la prima persona, questo signore ad ogni iterazione guadagna molto banalmente 5 volte x di k, perché ogni volta quello che guadagna viene moltiplicato per 5. Quindi la soluzione di questa equazione di differenze è 5 elevato alla k per x in 0. Dopo 5 iterazioni, lui ha guadagnato, diciamo, 30.000 euro e le persone coinvolte sono 3.000, di cui, diciamo, lui è al quinto, 5 sono al primo livello e ancora non hanno guadagnato niente. Bene, adesso poi se ci fosse un sesto livello comincerebbero a guadagnare i 5 che sono stati i primi iniziatori. Guardate, questo è uno schema che è stato applicato in strategie di marketing un po' più grandi di quella di mandare i fogliettini agli amici. In particolare si chiama marketing multilivello o schema Ponzi, che è illegale. Va bene? Per cui, incredibilmente, se voi ricevete un foglietto con scritta questa catena di Sant'Antonio, la vostra prima reazione è quella di dire: però aspetta un attimo, io penso che sia una truffa. Se invece si chiama marketing multilivello, beh, a questo punto il numero di persone che non hanno capito che fosse una truffa è talmente elevato che evidentemente, diciamo, era mascherato bene. Ma questa è la dinamica, così semplice. La sequenza di Fibonacci, un'altra equazione alle differenze presente in natura in varie cose. Saltiamo, mescolamento di fluidi, diciamo, un gioco matematico di Tartaglia, che era un matematico italiano del 1500, diceva: io ho una botte di vino puro, ogni giorno ne prendo due secchi e li sostituisco con acqua. Dopo 6 giorni ho 50%. Qual era la capienza della botte? E questo, diciamo, è un problemino che può essere risolto, lo potete vedere con l'equazione di differenze. Ve lo fate con calma voi. Ok, allora vediamo qual è lo schema blocchi per sistemi di spazio di stato. Se lo schema blocchi, che è anche, se volete, un esempio di
pseudoprogramma grafico, nel senso che programmi come il Simulink consentono di simulare equazioni differenziali o equazioni a differenze in maniera grafica, e la modalità non è molto diversa da disegnare dei blocchi e dei linee. Allora, se io ho un'equazione differenziale non lineare vettoriale, quindi non lineare ho messo una f generica vettoriale x di dimensione n, l'ingresso di dimensione p, l'uscita di dimensione m, quando vado a fare lo schema blocchi parto sempre dall'integratore, ingresso ho la derivata, in uscita ho, diciamo, la variabile, metto in chiaro che io ho bisogno delle condizioni iniziali. Questa è una cosa che molti di voi dimenticano quando poi lavorano in Simulink. Questo blocchetto lo prendete da una libreria di operatori, lo portate nel vostro foglio di, diciamo, di programmazione e lo trascinate col mouse, e quello significa che lo potete utilizzare. Il MATLAB e il Simulink mettono a disposizione una marea di comandi, molto spesso, soprattutto il Simulink vi dà dei parametri di default, per cui se voi non date le condizioni iniziali, lui assegna delle condizioni di default. Questa cosa è sintatticamente un aiuto perché, diciamo, vi consente anche magari velocemente di fare un po' di debug, ma dà origine a una marea di problemi semantici, che vuol dire che voi avete un programma che gira, ma che non fa quello che volete. Perché? Perché avete dimenticato di settare opportunamente alcuni parametri della simulazione. Ad esempio, quello che statisticamente dimenticate più facilmente sono le condizioni iniziali degli integratori. Va bene? Dopodiché, x punto, qua c'è un generico blocco f non lineare che ha in ingresso u e x, e la x poi viene moltiplicata per un generico blocco non lineare g e mi dà l'uscita. Per quanto riguarda il tempo discreto, è la stessa cosa, ma a meno di sostituire il ritardo unitario al posto, diciamo, dell'integratore. Vediamo un attimo anche i sistemi dinamici interconnessi. Che cosa intendiamo quando parliamo di sistemi in serie, in parallelo e in retroazione? Un sistema complesso non può essere immaginato, diciamo, come possiamo immaginare di studiare un sistema complesso nella sua integrità. Se noi riusciamo a decomporlo in sistemi più semplici, magari poi studiando le loro interazioni, evidentemente questa è, diciamo, una strada maestra da seguire. Immaginate una catena di montaggio in cui ci sono 100 robot e 4 nastri trasportatori, diversi movimentatori. Studiarlo insieme come sistema dinamico sarebbe ingegneristicamente abbastanza ingenuo, e infatti noi, diciamo, non lo facciamo. Se possiamo studiare separatamente il comportamento dei robot e del movimentatore, allora è un'altra cosa. Quindi cerchiamo di capire quali sono le tipologie di interazione base fra i sistemi dinamici. Abbiamo la possibilità di collegarli in serie, in parallelo o in retroazione. In serie noi abbiamo che l'uscita del primo è l'ingresso del secondo, e lo studio, diciamo, di questi non comporta enormi difficoltà. Analogamente per i sistemi in parallelo, sempre in parallelo banalmente hanno lo stesso ingresso. Laddove le cose si fanno più interessanti e più complesse sono per i sistemi di retrazione. Infatti, ricorderete che quando avete dovuto studiare la stabilità dei sistemi chiusi in retrazione, avete dovuto utilizzare degli strumenti matematici specifici come il criterio di Nyquist, proprio perché, diciamo, succedeva qualcosa di interessante, non era banale. Se io chiudo in retrazione anche solamente con un guadagno qui e con un controllore, diciamo, unitario algebrico qui, può succedere qualcosa di stravagante, lo devo studiare, non è scontato quello che succede, sto andando ad alterare le condizioni. Ok. Ok, allora adesso parliamo della proprietà
una proprietà molto importante, che è una proprietà che ci permette di utilizzare degli strumenti matematici molto potenti e, diciamo, più semplici rispetto a quelli che è necessario utilizzare laddove manchi questa proprietà, che è la proprietà di linearità. La linearità, diciamo, la definizione semplice, nel sistema dinamico lineare si soddisfa il principio di sovrapposizione degli effetti che adesso vedremo. Le implicazioni, diciamo, di questo principio di sovrapposizione degli effetti sono notevoli. Allora, consideriamo un sistema dinamico e che facciamo? Lo sollecitiamo con un certo ingresso e certe condizioni iniziali e osserviamo una certa uscita. Poi lo sollecitiamo con un altro ingresso, con altre condizioni iniziali e osserviamo un'altra uscita. Ok? E chiamiamo questi con il pedice 1 e 2. Il discorso che facciamo lo facciamo per i due domini temporali, quindi tempo continuo e tempo discreto, e valido allo stesso modo. Quindi qui abbiamo fatto quello che abbiamo detto, quindi abbiamo certe condizioni iniziali, un certo ingresso e così via. Cos'è il principio di sovrapposizione degli effetti? Se è vero che ad una combinazione lineare delle cause corrisponda la stessa combinazione lineare degli effetti, dei corrispondenti effetti, allora è vero il principio di sovrapposizione degli effetti è valido e il sistema è lineare. Vediamo matematicamente che cosa vuol dire. In questo caso tempo continuo e tempo discreto l'ho messo su due righe, giusto per avere, diciamo, l'equazione per intero. Allora, la combinazione lineare delle cause è molto semplicemente la somma di pesata per due coefficienti arbitrari. Guardate, io faccio alfa con 1, condizioni iniziali, più alfa con 2 condizioni iniziali, però devo sollecitare prendendo u con 1 e moltiplicandolo per lo stesso alfa con 1, più alfa con 2 con 2. Se a questo corrisponde la stessa combinazione lineare dei corrispondenti effetti, cioè delle corrispondenti uscite, allora è soddisfatto il principio di sovrapposizione degli effetti e il mio sistema si può dire lineare. Bene, è estremamente importante questa proprietà. Se noi facciamo riferimento nel tempo continuo alle equazioni differenziali, l'unica struttura di equazioni differenziali che soddisfa il principio di sovrapposizione degli effetti è questa, in cui ho x punto, vabbè, x punto con 1 perché abbiamo deciso di avere solamente derivate del primo ordine, uguale la sommatoria di tutti quanti gli stati per un coefficiente reale, più la stessa cosa facciamo col vettore degli ingressi. Questa è l'unica struttura, la stessa cosa la posso fare per tutti quanti i componenti di stato. Questa è l'unica struttura che nell'equazione differenziale è lineare, ok? Qualsiasi altra cosa che compaia qui, il seno di x con 1, x con 3 al quadrato, x con 2 per x con 4, sono fonti di non linearità. Beh. Ovviamente c'è l'accoppiamento perché, se vedete, la dinamica di x punto con i è influenzata potenzialmente da tutti gli altri stati, quindi da tutte le altre dinamiche. Questa cosa qui, se io ricordo prodotto matrice vettore, mi rendo conto che la posso scrivere in forma matriciale. Forma matriciale ed è x punto uguale a x più b. Ed è questa la struttura che noi incontreremo nella maggior parte delle nostre lezioni, perché l'ipotesi di linearità sarà, diciamo, un punto di partenza per molte lezioni. Non è detto, cioè non è detto, sappiamo che non faremo solo sistemi lineari, però la non linearità in genere richiede un bagaglio matematico avanzato che non fa parte dei corsi di laurea. Si comincia a studiare forse nel dottorato, per cui noi la maggior parte delle volte rimaniamo nella linearità, tranne qualche cosa semplice. Ok? A questo punto, nel tempo continuo, io posso scrivere uno schema a blocchi un po' più preciso, in cui questo è sempre il blocco l'integratore, però x punto da chi è dato? Da ax più b, ok?
y uguale a cx più du. Per cui questo è uno schema a blocchi un po' più preciso ed è quello che voi fate nella prima lezione di SIMMEC, di esercitazione. Quali sono le dimensioni di A, B, C e D? Beh, le dimensioni di A, B, C, di A, B, C e D diciamo, si ricavano banalmente dalle dimensioni di stato, ingresso e uscita, però c'è un modo mnemonico per memorizzarle facilmente ed è questo. Guardate, la matrice A è l'unica matrice che è quadrata per costruzione, perché è n per n alle dimensioni dello stato. La matrice B ha le righe dello stato e le colonne dell'ingresso P. La matrice C ha le righe dell'uscita e le colonne dello stato, perché fate C per X. E poi la matrice D ha le righe dell'uscita e le colonne dell'ingresso. Quindi voi potete mettere a fianco queste matrici e avete una matrice rettangolare. Però, diciamo, questo vi dovrebbe aiutare mnemonicamente a non sbagliare le dimensioni delle matrici, oppure a verificare se c'è qualche errore da qualche parte. Nel tempo discreto cambia nulla, se non che l'operatore di derivata è, diciamo, sostituito con l'operatore di avanzamento unitario, per cui avete queste equazioni alle differenze, o come dovrei avervi già detto, equazioni alle ricorrenze. Un matematico le riconosce come equazioni alle ricorrenze, ma nella comunità dei controlli queste vengono chiamate equazioni alle differenze. La forma matriciale è simile, identica, fatemi dire, a quella a tempo continuo, con la differenza dell'operatore nella x. Il schema blocchi ha come unica differenza che qui c'è il ritardo invece dell'integratore. Ok. Andiamo avanti e parliamo della stazionarietà. Allora, spesso, però, spero che questo, diciamo, non avvenga più nella magistrale, però nel primo livello spesso i ragazzi, quando viene posta la domanda sulla stazionarietà, la confondono con il concetto di equilibrio. Cioè, un sistema dinamico è stazionario, pensano che sia fermo. No. Un sistema dinamico è stazionario, la definizione matematica è se le equazioni non dipendono esplicitamente dal tempo. Una prima, diciamo, interpretazione, secondo me quella più utile per capirlo, è se il rapporto fra causa e effetto non dipende dal valore assoluto del tempo, ma solamente da quanto tempo è passato fra causa ed effetto. E ora faccio un esempio. Io qui ho un mouse. Se io lascio cadere il mouse avrà una certa traiettoria dovuta, diciamo, al secondo principio della dinamica, e la gravità che sta agendo sul mouse. Quindi, questo suo comportamento non dipende dal fatto che io lo lascio cadere alle 6 del mattino piuttosto che alle 5 del pomeriggio. Dipende solamente da il tempo in cui, per esempio, tocca il tavolo, dipende solamente da quanto tempo è passato da quando ho aperto le mani, ma non dal valore assoluto del tempo. Nell'equazione che lo rappresenta, infatti, non compare esplicitamente la variabile tempo. Ok? Quindi questo significa che matematicamente nella mia equazione non lineare non ho la t, se vedete c'è x di t virgola u di t, perché loro rimangono segnali tempo varianti. Che cambiano, okay? Non sono costanti, assolutamente. Quindi questo significa che io posso usare sempre 0 come istante iniziale. Se sto studiando la caduta del grave del mouse e faccio più prove, quando apro, diciamo, la mano, per me quello è l'istante t0. Posso farlo solo se il sistema è stazionario, altrimenti ovviamente compierei un errore. Interessante, se il sistema è stazionario, oltre ad essere lineare, A, B, C e D sono matrici di numeri costanti. Ok? Non cambiano col tempo, sono numeri, sono costanti e basta. Poi il sistema si dice proprio se la trasformazione dell'uscita non dipende dal valore dell'ingresso, quindi il prodotto interno lordo
non soddisfa questa definizione e quindi si dice improprio. Bene, noi lavoreremo praticamente sempre con sistema propri, in cui l'ingresso non altera direttamente l'uscita. Altrimenti, se io non ho lo stato Y uguale D per U, il nostro sistema si dice istantaneo o algebrico, amplificatore. Noi ci piacciono i sistemi dinamici, per cui tendenzialmente lavoriamo nell'altro. Passiamo ora alla definizione di equilibrio. La diamo per tempo continuo e tempo discreto contemporaneamente, dividendo a metà il foglio, e a sinistra teniamo il tempo continuo, a destra il tempo discreto, ma il concetto rimane lo stesso. Prendo un sistema ingresso stato uscita non lineare senza particolari ipotesi, non è stazionario, perché c'è la dipendenza esplicita dal tempo, come vedete. Le dimensioni sono sempre le stesse. Uno stato x con e si definisce di equilibrio se ad un opportuno ingresso costante. Guardate, questa è importante. Un opportuno e costante corrisponde x punto con e uguale a 0 nel tempo discreto o xk più 1 uguale xk nel tempo discreto, cioè sta fermo. Però la cosa importante su cui noi dobbiamo riflettere è opportuno ingresso costante. Vuol dire che l'ingresso è un grado di libertà nella ricerca, se volete, dell'equilibrio. Va bene? E lo potete scegliere nel decidere se quel valore dello stato è o meno di equilibrio. Bene, ovviamente dire sta fermo nel tempo continuo equivale a dire la velocità è 0, la derivata è uguale a 0. Nel tempo discreto è xk più 1 uguale xk. Ok? Ovviamente quindi matematicamente dovete calcolare la F mettendo lo stato di equilibrio, la opportuna U costante, qua indicata con la lineetta sopra, deve dare 0. E invece qui deve dare sempre lo stesso valore. Allora, se un sistema è lineare e stazionario, questo significa che la derivata uguale a 0 uguale a x con e più b U segnato, sempre U segnato è il vostro grado di libertà, e y uguale cx con e più d U segnato nel tempo discreto, x con e uguale a x con e più b ho segnato. Ok? Quindi rimane costante. Se assumiamo che le matrici siano invertibili, però questa è un'ipotesi che noi facciamo, allora troviamo il punto di equilibrio invertendo la matrice dinamica. E con questo, diciamo, è il punto di equilibrio. Come vedete, ce ne stanno diversi a seconda dell'u segnato, perché diciamo, non è vincolato nella definizione. Poi lo sostituite e ottenete y con e. La matrice G prende il nome quindi di guadagno statico del sistema. La matrice G è quella che compare qui. Va bene? Quindi y uguale tutta la quantità nella parentesi tonda moltiplicato o segnato. È il guadagno statico del mio sistema. Il guadagno statico perché è una matrice? Beh, perché voi avete più ingressi e più uscite, quindi ognuno degli elementi è ottenuto, diciamo, considerando un certo ingresso e una certa uscita, e ovviamente, diciamo, all'equilibrio si esiste. La scalatura, vabbè, andiamo avanti. La scalatura è un'operazione che a volte serve perché devo considerare che il mio stato contiene delle variabili che sono fisicamente tendenzialmente diverse fra di loro. Per esempio, alcuni esempi che abbiamo visto hanno unità di misura diverse fra di loro. Per
per esempio correnti e tensioni. Allora, non è detto che abbiano, diciamo, dei valori numerici simili, per cui può essere opportuno scalare il range di alcune variabili e lo si può fare in maniera abbastanza semplice. Ora, scalare una variabile significa che io moltiplico per uno scalare. Che implicazioni ha su queste matrici? Beh, permette di calcolare delle matrici dinamiche, matrici dinamiche, un modello matematico, come dire, simile, dove la parola simile adesso mi è venuta in maniera spontanea, ma capiremo dopo che i sistemi simili hanno certe proprietà che si conservano e vengono studiati. Quindi è un'operazione che possiamo fare, che ha delle conseguenze che però noi siamo in grado di capire, per cui se ci è utile lo possiamo fare. Facciamo adesso una piccola rassegna. Vediamo alcuni sistemi lineari facendo riferimento ai sistemi meccanici e vediamo come possiamo modellare tutta una serie di fenomeni. Se noi abbiamo una certa variabile posizionale di un qualcosa lineare, allora l'equazione che descrive il movimento, diciamo, di questo elemento possono essere di tre tipi. L'equazione è il secondo principio della dinamica, forza uguale massa per accelerazione, e l'elemento è quello della massa. Possiamo essere in presenza di fenomeni elastici, per cui l'equazione descrittiva è K per lo spostamento dall'equilibrio, in questo momento diciamo che l'equilibrio è zero, per cui è K per x, con K il coefficiente di rigidità della molla. E poi, diciamo, c'è l'attrito, il cosiddetto smorzatore, che è proporzionale alla velocità. Queste sono tre componenti che sono lineari fra di loro. Quindi io nel mio sistema meccanico sono delle forze che interagiscono fra di loro e con gli equilibri delle forze le metto insieme, ora faremo un esempio, e ottengo le mie equazioni descrittive. Con l'angolare succede la stessa identica cosa, solo che cambiano le unità di misura e non si chiama massa, ma inerzia, e chiaramente questo è radiante al secondo quadro. Molla e smorzamento. Esempio, sistema massa-molla-smorzatore è una massa che è soggetta a una forza elastica e a uno smorzatore. Quando vado a fare l'equilibrio di queste forze, per cui ho l'attrito, la molla rispetto a un certo lunghezza al riposo, cioè quando la molla non fa effetto, e poi ho la massa per accelerazione uguale, beh, le forze, diciamo, esterne che agiscono su questa massa, che sono l'attrito e la molla. A questo punto io che cosa posso fare? Posso dire, ok, allora definiamo come elementi di stato posizione e velocità. Allora, noi diciamo, non entreremo troppo nel dettaglio su come definire gli elementi dello stato. Tipicamente ve lo darò io durante il corso. Non esiste un modo sistematico, esistono delle, diciamo, regolette non scritte per cominciare, cioè quello di assegnare alle variabili dello stato gli elementi capaci di immagazzinare energia, per esempio. La posizione come energia potenziale e la velocità come energia cinetica. Bene, per cui se voi avete un sistema, diciamo, meccanico, tipicamente avete delle componenti in movimento, posizione e velocità. Le componenti in movimento sono le variabili di stato. Quindi voi avete la posizione, x1 la definiamo come la posizione rispetto all'equilibrio, x2 come la velocità. Ora, qual è la derivata di x1? Beh, la derivata della posizione uguale alla velocità, per cui questo è facile. Qual è la dinamica della velocità? La dinamica della velocità mi dice, guarda, che la derivata della velocità è l'accelerazione, e l'accelerazione te la vai a prendere da qui. Bene, te la vai a prendere quindi al secondo principio della dinamica. Quindi poi sostituisci a velocità x1 e x2 così come abbiamo visto, e quindi ottieni, diciamo, la tua equazione differenziale. L'uscita, beh, l'uscita è tipicamente dove io ho dei sensori, immaginiamo che sto misurando la posizione. Ora, come la faccio a scrivere in forma matriciale questa equazione differenziale? Beh, x punto con 1 è uguale
Io devo fare la riga per la colonna e ho quindi 0 per x1 più 1 per x2 che mi ridà x2. Bene. In questo caso ho x punto con 2 uguale riga per colonna meno k su m per x1 meno beta su m per x2. E mi dà questo. L'uscita, beh, la matrice dell'uscita è molto spesso una matrice di coefficienti 1 e 0, che vuol dire? Cioè, spesso quello che io, l'uscita che cos'è? Sono i sensori presenti sul sistema, spesso, non sempre. Per cui in questo caso sto misurando y con 1 e ho 1. Un esempio un po' più elaborato è quello della sospensione automobilistica. Per cui se noi abbiamo x con 1 come la posizione della ruota e x con 2 la posizione del veicolo, fra i due mettiamo una sospensione, quindi una molla, con uno smorzamento e con una forza, per cui una sospensione attiva in cui ci metto anche un motore, qui ho la strada che sollecita il mio sistema tramite, diciamo, un'altezza che eccita la costante elastica del pneumatico. Mi metto a fare le equazioni, a questo punto ho due masse, per cui due velocità, per cui quattro elementi dello stato, scrivo gli equilibri e ottengo qualcosa del genere. Vediamo un attimo. Ho prima di tutto una forza elastica che è legata alla velocità, ovviamente alla velocità relativa delle due masse, perché se le due masse vanno insieme non si esprime nessuna, diciamo, forza viscosa, scusa, di smorzamento. Poi ho due molle. Una molla è quella presente fra la ruota e il veicolo, e l'altra molla è quella dovuta alla elasticità del pneumatico. Quali sono le forze che agiscono? Beh, allora guardiamo un attimo. Sul pneumatico che forze agiscono? Beh, agisce, vabbè, la forza viscosa di velocità relativa. Poi agiscono le due molle, l'attuatore, perché è una sospensione attiva, e la gravità. Sul veicolo la stessa cosa, però manca solamente, con i segni diversi, manca solamente, diciamo, il termine legato all'elasticità del pneumatico. Le posso riscrivere come x con 1, x con 2, x con 3, x con 4, definendo questo stato, e ottengo una bella matrice con dinamica, perché poi è un sistema lineare questo, con le sue caratteristiche che impareremo a studiare durante il corso. E posso farmi una serie di domande, posso progettare un controllore, perché poi se questa sospensione è attiva vuol dire che io posso agire sul motore, posso quindi soddisfare le specifiche del costruttore o del guidatore. Va bene? E ci sono una serie di dinamiche. Il treno in maniera analoga può essere modellato con un sistema di equazioni differenziali lineari, quindi con gli stessi principi che abbiamo visto. Sistemi elettrici lineari, gli elementi caratteristici sono la resistenza, V uguale R per I, l'induttanza, V uguale coefficiente L dei su dt, la capacità I uguale C dei su dt. Solo nel lineare, va bene? Quindi resistenza, induttanza e capacità sono i soli componenti lineari. Se poi faccio gli equilibri di tensioni e correnti, che si chiamano principi di Kirchhoff, ottengo il modello matematico del circuito. In particolare, noi un circuito RLC ce lo porteremo avanti per il corso come esempio, c'è anche dei dati numerici. Sistemi idraulici lineari, gli elementi sono due, sono definendo la portata Q, l'altezza H e diciamo la resistenza idraulica e la capacità idraulica, io ho queste equazioni descrittive di due sistemi lineari e termici, diciamo ho la quantità di calore, la temperatura, la conduttanza e la capacità, ho questa. Una banalità, diciamo, alla fine di questo corso, se voi accendete il vostro forno e calcolate
il tempo che impiegherà per andare a regime, siete in grado di stimare in questo modo i parametri delle equazioni descrittive del forno, forno di casa. Un esempio, beh, un esempio, io posso scrivere l'equazione a un pannello solare e con variabili temperatura ambiente interno, esterno, la temperatura della caldaia, ho le varie caratteristiche che sono le capacità e resistenze termiche, la quantità di calore delle radiazioni solari, teta con 1, diciamo, non è una, facciamo finta che sia costante nel breve periodo la temperatura esterna. Faccio un equilibrio termico e posso scrivere l'equazione, diciamo, del sistema del pannello solare e poi lo posso utilizzare per progettare, per fare i miei bravi calcoli. Quindi avrete capito che i modelli lineari hanno, diciamo, delle caratteristiche comuni, se volete, nel senso che alla fine possono essere visti in maniera equivalente come equazione differenziale cambiando il significato del coefficiente. In particolare avete che i vari fenomeni elettrico, meccanico, lineare, angolare, idraulico e termico hanno questi comportamenti, fatemi dire, equivalenti. Ovviamente per il meccanico lineare angolare è banale, no? Gli altri un po' di meno hanno questi comportamenti equivalenti. Qual è la scelta delle variabili di stato? Ve l'ho detto prima, non esiste un metodo sistematico, in questo corso ve li darò io, però tipicamente ogni volta che vedete uno di questi elementi, se c'è un induttore prendete la corrente che passa nell'induttore, se c'è una capacità la tensione ai capi della capacità, se c'è una massa prendete la velocità, se c'è una molla prendete la posizione e così via. Va bene? C'è un bidone, prendete l'altezza. Ok. Noi, diciamo, non farò la realizzazione, ossia, se io ho un modello ingresso-uscita, lo posso scrivere in ingresso-stato-uscita, sì, lo posso fare e esistono infiniti modi per farlo. Bene, un metodo è, per esempio, banalmente questo, per cui da un certo punto noi lo faremo e facciamo in questo modo, ma questa è l'equazione differenziale che voi avete incontrato nei primi corsi in cui avete fatto sull'ingresso uscita. E questo è poi, diciamo, il sistema ingresso stato uscita che esce fuori con le condizioni iniziali. Va bene, qua c'è anche un esempio, però non entriamo nel dettaglio. Allora, quali sono i campi di applicazione di quello che noi faremo in questo corso? Beh, sono tanti i campi di applicazione, interesse ingegneristico, sono veramente tanti. Alcuni non li affrontiamo, alcuni non sono, come dire, di pertinenza della teoria dei sistemi dinamici. Perché? Beh, perché noi stiamo limitando il nostro interesse a un campo della matematica ben preciso, equazioni differenziali uguale a differenze, quasi sempre lineari nel nostro caso. Bene. I fenomeni meteorologici, ad esempio, sono caratterizzati da delle equazioni cosiddette caotiche, sono equazioni non lineari che hanno particolari caratteristiche, che le rendono abbastanza indigeste. Sicuramente gli strumenti matematici che noi acquisiremo in questo corso non saranno utili, per cui diciamo, noi non saremo in grado di modellare o di fare l'analisi di un fenomeno meteorologico a valle di questo corso. Analogamente, tutti i fenomeni per cui voi avete bisogno per la loro descrizione, le equazioni differenziali e le derivate parziali, qui non trovate la soluzione. Esempio, i campi elettromagnetici. Gli strumenti matematici, i campi elettromagnetici sono diversi rispetto a questi perché spesso loro hanno a che fare con fenomeni fisici che sono rappresentati da equazioni differenziali e da derivate parziali. Bene, in alcuni casi particolari noi possiamo semplificare senza perdere molto dal punto di vista ingegneristico. Vi faccio un esempio. Immaginate un corpo rigido che si muove in un fluido. Può essere un aereo, una barca, un sottomarino.
Questa dinamica viene rappresentata dalle cosiddette equazioni di Navier-Stokes, cioè la dinamica del corpo rigido di un fluido. E queste sono equazioni differenziali e derivate parziali. Sotto certe ipotesi possiamo semplificarle e possiamo utilizzare delle equazioni, diciamo, differenziali, coefficienti, diciamo, reali costanti, che sono quelle che studiamo. Ipotesi abbastanza soddisfatta in maniera abbastanza diffusa, tant'è vero che noi facciamo volare gli aerei e facciamo navigare le navi con degli algoritmi di controllo che si basano su tecniche come quelle che vediamo qui. Bene, per cui diciamo, alcune volte possiamo, altre. Così, un esempio finale, giusto per farvi vedere, questo è un articolo del 2016. Gli autori, alcuni di questi autori sono dei colleghi del nostro raggruppamento, cioè degli automatici. E giusto per curiosità, vi faccio vedere un esempio in cui io ho una microgrid DC connessa alla griglia AC principale. E poi ho una sorgente rinnovabile in rosso, due elementi di accumulazione, che sono quello giallo e quello blu. L'obiettivo è servire un carico composto da una parte non manipolabile in verde e una manipolabile, che è la parte in grigio. Per cui diciamo, ho un problema abbastanza complesso in cui interagiscono in maniera dinamica una serie di tensioni e correnti. Il modello che ottengo è un modello in spazio di stato non lineare. Ovviamente non vi voglio spaventare, ma queste sono le equazioni. Ci sono sorgenti di non linearità dappertutto. Mi fermo qui, leggo U con 1 per X con 3, per cui il prodotto di uno degli ingressi per uno degli stati, e si studia con strumenti appositi qual è, diciamo, lo scopo è trovare ingressi di controllo in maniera tale che il sistema sia sufficientemente stabile, ciclo chiuso intorno a un certo punto di equilibrio. Per cui, diciamo, anche in questo caso un sistema spazio-stato, però questo è non lineare, molto, è un sistema complesso, solamente per concludere con un sistema più elaborato, un sistema più complesso. Ok, allora io adesso ho rimediato all'errore di registrazione della prima lezione, per cui aggiungo questa a quelle diciamo, del corso. E non vi chiedo se avete domande perché non c'è nessuno, ovviamente.